17esima giornata del campionato di Serie C1, girone B. Al Palarosselli di Aprilia scendono in campo United Aprilia e Spinaceto 70. Questa palla a Cannatà che ricomincia da Pacchiarotti, poi Armenia, c'è una pratica per Pacchiarotti, dentro per De Cicco, 1-0 Aprilia, la sblocca Luca De Cicco. Lo schema della United che libera il tiro, Pacchiarotti, ancora lui, Francesco Pacchiarotti, mette la firma anche su questo match e raddoppia per la United Aprilia, 2-0. Per Biraschi. Ancora Biraschi, a spazio sulla corsia di destra e poi sul primo palo batte Filippini con questo destro fulmineo che si infila sotto il crocio dei pali. Pacchiarotti riconquista il pallone, avanza ancora Pacchiarotti in buca d'angolo per il 3-1 della United Aprilia, ancora lui Francesco Pacchiarotti, doppietta per il numero 23. Bussone e la palla che finisce nel sacco per il nuovo gol dello Spinaceto 70 che accorcia di nuovo le distanze con Damiano Bussone. Vede De Cicco libero dentro per Armenia, nuovo doppio vantaggio della United Aprilia con Alessandro Armenia. Respinta, allora De Cicco fa correre Pacchiarotti che con questo splendido scavetto si dà il 5-2 della United Aprilia. Rimesso in gioco, Biraschi perde un brutto pallone, allora De Cicco dentro per Galati, ancora per De Cicco, 6-2 United Aprilia, prende il largo adesso nel punteggio la squadra di Ser Pietri. Barbarisi, attenzione a Russo che ruba un buon pallone, Russo dentro per Mosetti, pallone che rimane lì, alla fine entra in porta per il
terzo gol del Spinaceto 70. Cerca il dialogo con Cannatà, però riconquista il pallone nello Spinacete e poi Russo con il piattone per il quarto gol dello Spinaceto 70. Pacchiarotti gioca in banda con De Cicco che restituisce ancora Pacchiarotti, quarto gol personale del numero 23 che cala il poker. Chiarotti ancora per De Cicco, ancora un 1-2 micidiale del duo Francesco Pacchiarotti, Luca De Cicco, e sono 8 gol per lo United Aprilia in questo match. Galati per De Cicco, ancora Galati, palla che sbatte sul palo, a quel punto è facilissimo per De Cicco mettere nel sacco per il 9-4 della United Aprilia. De Cicco sul dischetto, palla da una parte, portiere dall'altra. Sono 10 per la United Aprilia in questo match. E finisce sul risultato di 10-4, un match divertentissimo tra United Aprilia e Spinaceto 70, squadra di Massimiliano Serpietri, che con questi 3 punti sale a quota 37 in campionato. Siamo con uno dei protagonisti della giornata, autore di 5 gol, di cui uno veramente pazzesco, sembra di vedere Falcao. Esagerato. No, è stata veramente una bella giornata e sono 5 gol e non l'avevo mai fatti, sono contento e abbiamo portato a casa i 3 punti. La squadra a sprazzi veramente bene, a sprazzi non tantissimo bene, ma lavoreremo sicuramente in settimana per migliorare questi errori. Siamo con mister Serpietri, diciamo che ultimamente su questo campo con gli arbitri in un verso o nell'altro non c'è molta fortuna, diciamo anche oggi discutibile la conduzione arbitrale. Guarda, sinceramente io alla fine mi metto nei panni dello Spinaceto perché purtroppo ci siamo passati anche noi, però ti devo dire la verità, visto le ultime precedenti sabati, io ho cercato da più disparte possibile e sinceramente non ho capito bene quello che è successo. Dispiace per lo Spinaceto perché comunque sia stava facendo un'ottima partita e alla fine poi è stata rovinata, ecco, da queste espulsioni, e purtroppo poi andranno a pagare anche sul proseguo del campionato.